anche questa è una buona notizia perché ne discendono opportunità, corsi di formazione e iniziative. Iniziative molto concrete, appunto, come una serie di appuntamenti che noi stiamo facendo. Quello di oggi, se siete qui, è per parlare con Raffaella Pellegrino, alla quale lascerò la parola tra un minuto. Spendo solo un altro minuto per raccontarvi come ho incontrato Raffaella Pellegrino. Raffaella Pellegrino è una grandissima appassionata di musica, oltre che avvocato, e che si è presentata nei nostri uffici forse nel 2011, se non sbaglio, forse addirittura 2010, non lo so, comunque parecchi anni fa, agli inizi del progetto Incredible. Un altro dei progetti del Comune di Bologna è il bando Incredible, l'innovazione creativa di Bologna, che è un bando che sostiene l'avvio di impresa nel settore artistico, culturale e creativo. Questo bando è aperto adesso, scade il 30 ottobre, quindi chi di voi ha un'associazione, è un libero professionista o ha un'impresa attiva e appena nata, cioè non appena nata, che non ha più di 4 anni, attiva nel settore artistico, culturale e creativo, può partecipare al bando di Incredible. Non c'è molto tempo perché scade a breve, tra 6 giorni, però lì fuori trovate la cartolina e potete informarvi. Perché è arrivata Raffaella? Perché Raffaella si occupava già di diritto d'autore legato alla legalità nella musica, a tutti i temi connessi alla tutela della proprietà intellettuale. Non dico delle parole, io ho sempre paura quando dico delle parole di fianco a lei, tipo tutela della proprietà intellettuale, che magari non è quella giusta, ma io le spiegherà lei la differenza tra le varie cose. Oggi se ne sente dire ogni imprevio, potrei evitare. Ed è venuta a offrire al progetto Incredible la sua collaborazione. Ha detto: questo bel progetto, io metto a disposizione un monte ore di consulenze per i vincitori di Incredible. Noi abbiamo pensato che fosse un po' matta, però siamo stati molto contenti. Da allora, fino a oggi, Raffaella dà consulenze gratuite ai vincitori del nostro bando Incredible, con grande profitto loro. E che cosa ne tiene in cambio? Conoscenza, nuove conoscenze e stimoli che nella sua professione credo siano altrettanto importanti. Insomma, è nata una bella collaborazione, era solo per inquadrarvi il fatto che di Raffaella non c'è da avere paura. Anche se è un avvocato, è una persona diciamo più dalla parte dei creativi, dei musicisti e degli artisti di tanti altri che fanno parte magari di questo settore a pieno titolo. Quindi io mi taccio. Se voi avete bisogno di noi del Comune di Bologna, potete scriverci, lì fuori trovate i nostri recapiti, ci sono anche le spilline della Città della Musica e le shopper tutte per voi che potete prendere quando uscite. Lascio il campo a Raffaella. Chi c'è già stato l'anno scorso sa che questi sono momenti anche di interazione, quindi non vi lasciate intimorire dalle colonne e dalle luci da sala, ma se avete bisogno di interagire, questa è una sede adatta. Bene, a te la parola. Allora, Giorgia, per la presentazione e per l'introduzione, sì, io da un po' di anni, dunque sono avvocato e mi occupo di diritti d'autore e proprietà intellettuale, e da un po' di anni appunto faccio parte della rete di partner di Incredible, quindi ho messo appunto, come diceva Giorgia, a disposizione il mio tempo per fare delle attività di consulenza, che effettivamente è molto importante, consulenza su tematiche legali, ed è diciamo appunto per quella che è l'esperienza che sto facendo in questi anni relazionandomi con i vincitori del bando, effettivamente può risultare molto utile, perché a volte le tematiche legali sono molto importanti, soprattutto quando parliamo di creatività,
di un'attività che in linea di massima è un po' quello che poi il concetto che cercherò di far passare durante questa presentazione. Parliamo quindi di impresa creativa, di creatività, quindi dove ciò che è creativo, quindi il frutto dell'intelletto, che può essere il video, può essere la musica, può essere una determinata attività, non so, il design, hanno un valore e come tale quindi vanno gestiti anche da un punto di vista legale, contrattuale, quindi capire quali sono i diritti, le possibilità che ho anche di mettere a frutto, di valorizzare al massimo una proprietà intellettuale, appunto, che può essere un brano musicale. E quando si parla di proprietà intellettuale, in realtà poi le materie che possono essere prese in considerazione sono diverse. Abbiamo il diritto d'autore, ma un altro tema molto importante è quello dei marchi. Perché a volte, ad esempio, io ora parlo genericamente di un vincitore del bando Incredible, ma poi in realtà queste sono domande che può fare chiunque. Ho una determinata idea, come posso tutelarla? Quindi è quello che a volte mi capita di fare quando viene qualcuno che fa appunto, che ne so, il vincitore del bando Incredible o questo progetto, come posso tutelare. Quindi quello che si tratta di fare in quei casi, quello che faccio è un po' di interpretare, capire in concreto che tipo di attività, che tipo di creatività c'è dietro quel progetto e vedere che tipo di tutela è possibile accordare. Quindi c'è un diritto d'autore, quindi parliamo di opere musicali, parliamo di prodotti di design tutelabili. A volte non è possibile applicare questo tipo di tutela e si può fare, ad esempio, riferimento al marchio. Anche con il marchio siamo nell'ambito della proprietà intellettuale ed è anche un tema molto importante, perché fondamentalmente il nome con il quale un imprenditore si pone sul mercato, quindi sia come entità imprenditoriale ma anche come come tipologie di produzione. Non so, possiamo avere un marchio, il marchio, ipotizziamo il marchio Fiat, tanto per intenderci, quindi dove c'è la casa madre, e poi a seconda dei diversi prodotti possiamo avere dei nomi differenti e quindi anche dei marchi differenti. Anche in ambito musicale è possibile fare, applicare questa normativa. Pensate al nome, non so, di una casa discografica, al nome di un evento culturale, al nome di un festival, e lì vedere se è possibile applicare la normativa sui marchi, se c'è effettivamente un marchio registrabile. Quando parliamo di festival della musica, non so, invento bolognese, è possibile tutelare il nome, quindi far sì che nessun altro utilizzi quel nome? Quindi lì ci sono vari ragionamenti da fare. Quando si parla di marchi nel settore musicale, possiamo pensare anche al nome di un gruppo musicale, no? Solitamente, quindi quando parliamo di un gruppo musicale, non del singolo artista, penso che la pratica di registrare il nome del gruppo musicale come marchio non sia molto diffusa, e infatti spesso poi il problema sorge quando il gruppo si scioglie, alcuni membri del gruppo escono dal gruppo, chi può continuare ad utilizzare quel nome? E queste sono problematiche che si affrontano. Ecco, un po' sballata l'impostazione. Vabbè. Voglio cambiare il file, perché mettere il PDF, perché con l'OpenOffice sono sballate le impostazioni, e quindi chi mi aiuta? Vabbè, in attesa che arrivi qualcuno. Allora, mercato della musica, questo incontro, come diceva Giorgia, perché questo è il PowerPoint, però siccome il mio è l'Office.
questo è l'open office, vedi sono sballato, quindi ho il PDF. Allora, questo ciclo di incontri dedicato al mercato della musica, quindi all'impresa musicale. E, abbiamo detto, che, ha detto Giorgia, che ci sono diversi incontri, nel primo si è parlato di crowdfunding, negli altri a seguire si parlerà di prodotto musicale, comunicazione, oggi si parla di aspetti legali. Quindi il titolo è l'artista e il produttore fra diritti d'autore e diritti connessi. Uno, diciamo, quello del diritto d'autore e dei diritti connessi in ambito musicale è chiaramente solo uno dei tanti aspetti legali che possono, diciamo, essere presi in considerazione quando si parla di mercato della musica, proprio perché come in tutti i rapporti poi possono esserci, non so, società di servizi, quindi che non hanno nulla a che fare con il diritto d'autore, o meglio che non generano un diritto d'autore, un diritto connesso, non sono titolari, diciamo, si dice ab origine per legge di un diritto, però svolgono dei servizi comunque collaterali al, mi riferisco ad il fonico e altre attività, diciamo, più tecniche. Quindi gli aspetti legali di cui io parlerò in maniera chiaramente, diciamo, molto generale, no? Per dare un po' una panoramica di quelli che sono gli argomenti, e quindi gli aspetti legati al diritto d'autore, quindi il diritto d'autore e i diritti connessi. La forma organizzativa, quindi l'impresa che opera nel settore musicale, come si può, diciamo, organizzare, il nome del gruppo, e poi un'altra figura molto importante sono gli utilizzatori, cioè i destinatari, i fruitori delle opere dell'ingegno. Quindi quando parliamo di legge sul diritto d'autore, e questo è in generale molto importante, secondo me, da tenere presente anche rispetto, ad esempio, c'è stato fino a qualche settimana fa un gran parlare della nuova direttiva sul copyright, quindi si sentivano varie opinioni pro e contro questa proposta di direttiva. Chiaro che il mio è un punto di vista un po' più tecnico, che quando sente, diciamo, utilizzare in modo improprio su questioni tecniche, quando sente utilizzare in modo improprio delle terminologie, dei termini, quindi un po' mi allerto e mi preoccupo, perché mi chiedo: ma di cosa stiamo parlando? Meglio, di cosa state parlando? Quindi secondo me è un po' utile avere una serie, diciamo, di informazioni, di concetti di base che possono essere quelli utili poi per interpretare, per cercare di capire un po' meglio questioni che comunque restano tecniche. Io stessa ho letto la proposta di direttiva, però poi ci sono molte cose che vanno, diciamo, in profondità, che neanch'io chiaramente sono in grado di intendere, però ecco, l'importante è poi parlare nei limiti del possibile con precisione. Quindi quando parliamo di legge sul diritto d'autore, di copyright, parliamo fondamentalmente di tutela del lavoro creativo. Quindi ora non so voi che, diciamo, di cosa vi occupate, però se siete dei creativi, in questo caso suppongo che hanno a che fare con il settore musicale, comunque sapete il lavoro che c'è dietro la creazione di un brano musicale, dietro la registrazione, l'investimento in termini, diciamo, personali, di impegno personale, ma anche in termini economici. Quindi quando parliamo di copyright parliamo di questo, di tutela del lavoro creativo e di contenuti protetti, perché poi per aversi diritto d'autore, affinché appunto un soggetto sia titolare di un diritto d'autore, è necessario che l'opera abbia una serie di requisiti, primo fra tutti la creatività. Quindi la legge sul diritto d'autore tutela chiaramente la parte autore, quindi il soggetto che è un po' l'origine di tutto, chiaramente, colui che crea l'opera, e però abbiamo anche l'impresa che è strutturata, che cresce, che è strutturata intorno, che cresce intorno all'autore,
ed è quella che poi rende possibile lo sfruttamento economico dell'opera e quindi sostanzialmente è quello che è l'impresa che garantisce una remunerazione per l'autore. Quindi c'è nel caso musicale può essere l'editore musicale, il produttore, quindi che investe. E infatti poi vedremo che la legge riconosce anche dei diritti e poi c'è la figura dell'utilizzatore, però ecco, quando si parla di utilizzatore poi bisogna anche distinguere, perché un conto è l'utilizzatore privato, un conto è l'utilizzatore, la piattaforma di non so, l'aggregatore di contenuti che fa un certo utilizzo delle opere, no? Quindi, e infatti poi tendenzialmente diciamo queste situazioni sono anche regolate diversamente. Per il privato ci può essere la copia privata del fonogramma, del videogramma, per esempio, cosa che chiaramente non ci può essere se si va fuori dell'utilizzazione privata. E quello che solitamente si fa, diciamo, in questi casi, perché poi chiaramente la legge non è in grado di regolamentare, di disciplinare tutti gli aspetti di una realtà, in questo caso chiamiamola dell'impresa musicale, è quello che poi, quindi dove ci sono, pensiamo appunto al fenomeno internet, quindi a questa nuova modalità di utilizzazione delle opere, quindi che ha reso necessario un adeguamento che in teoria è quello che sta tentando di fare questa proposta di direttiva, che è volta appunto a disciplinare l'utilizzazione delle opere in ambiente digitale. Quindi quello che si fa solitamente è un bilanciamento dei diritti, un criterio applicato che è un po' quel buon senso che dovrebbe regolare un po', diciamo, tutti i rapporti. Quindi si parla di bilanciamento, contemperamento dei diritti. Quindi quando ci sono due diritti contrastanti, quindi perché è vero c'è il diritto di esclusiva dell'autore, quindi solo lui può utilizzare l'opera, oppure solo chi autorizzato dall'autore, ma dall'altra parte c'è il diritto alla libera manifestazione del pensiero, quindi in un certo senso a poter utilizzare materiali di altri, e quindi quello che si fa in questi casi è un bilanciamento dei diritti. E quindi in questa slide vediamo proprio che è un'operazione chiaramente non facile, no? Perché poi dipende anche chi alle volte ha la voce più forte. E quindi da una parte abbiamo i titolari dei diritti, che sono diversi ovviamente, titolari dei diritti se parliamo nel settore, se rimaniamo nel settore musicale, sempre titolari di diritti di esclusiva, di diritti d'autore, quindi l'aspetto legale che viene preso in considerazione in questa sede è quello. E quindi nel settore musicale abbiamo l'autore della composizione musicale e l'artista, cioè il soggetto che interpreta ed esegue l'opera musicale, e poi abbiamo il produttore fonografico, che è quello che effettua la registrazione e quindi rende possibile la divulgazione e lo sfruttamento dell'opera. E la legge riconosce dei diritti a questi soggetti, la legge sul diritto d'autore, questa legge del 41, adeguata e modificata nel corso degli anni. Chiaramente questa legge, e quindi questo può essere, diciamo, interessante per voi se siete dei creativi in settori diversi da quello musicale, perché la legge sul diritto d'autore tutela anche le opere cinematografiche, e quindi gli autori di opere cinematografiche e il produttore cinematografico audiovisivo. La legge sul diritto d'autore parla anche di fotografie, altro argomento molto importante, anche perché poi tutte queste, e qui questi sono i contenuti protetti, i contenuti creativi, che se hanno il carattere della creatività e dell'originalità sono tutelati dal diritto d'autore. È chiaro che se creo le opere letterarie, se creo un testo molto, testo scritto, molto banale e semplice,
quel testo potrebbe non essere tutelato dal diritto d'autore e quindi teoricamente chiunque lo può riutilizzare. Tempo fa si era posta la questione se anche le condizioni di utilizzo del sito sono tutelate dal diritto d'autore, quindi io che ho un sito posso copiare le condizioni presenti su un altro sito oppure sono tutelate dal diritto d'autore e quindi devo chiedere il permesso ed eventualmente pagare, oppure un contratto, il testo di un contratto è tutelato dal diritto d'autore. Queste, diciamo, sono questioni più particolari e comunque quello che si fa in questi casi è vedere se c'è una creatività oppure se si tratta di contenuti privi di quel requisito, banali, perché per varie ragioni. E quindi ecco, la legge sul diritto d'autore, in questa legge si parla anche di diritto d'immagine, che sono, diciamo, contenuti protetti che nel momento in cui si parla di utilizzazione su internet, diciamo, moltiplicano la possibilità di utilizzazione, la possibilità di diffusione del materiale, ma dall'altra parte anche di violazione dei diritti. Spesso, non so, faccio il sito internet e metto nel mio sito fotografie o dei testi presi chissà dove e chissà come, quindi quello sono, diciamo, aspetti importanti da tenere presente. Perché se utilizzo, e perché poi è lì il punto, se utilizzo materiale mio originale, quindi io ho creato il testo, io ragionando, ipotizzando il sito, no? Il sito internet, io ho creato i testi, è chiaro che lì potrò fare ciò che voglio. Il problema è quando poi vado a pescare dal web un po' di materiale qua e là e lo diciamo inserisco all'interno del mio sito. Quello potrebbe appunto creare un problema. Quindi la legge sul diritto d'autore parla di diritti d'autore e di diritti connessi. Diritti d'autore sono quelli riconosciuti a colui che crea un'opera, quindi nel caso dell'opera musicale, appunto abbiamo l'autore della parte letteraria o della composizione, della parte musicale. Però la legge sul diritto d'autore tutela anche i titolari di diritti connessi, che nello specifico del settore musicale sono l'artista, interprete ed esecutore, quindi il cantante che non è anche, può essere anche autore, però il cantante che esegue l'opera musicale. Quindi può essere lo stesso soggetto, possono essere soggetti diversi, il fatto sta che poi sono diritti diversi, quindi sono diritti diversi da, diciamo, prendere in considerazione quando devo capire come avviare un'attività, come diciamo impostare un'impresa in questo settore. Poi c'è anche l'editore musicale. L'editore musicale è colui, diciamo, che in via contrattuale acquisisce i diritti di utilizzazione dell'opera musicale e non è espressamente menzionato dalla legge come titolare di diritti connessi. Però comunque, diciamo, è tutelato perché sulla base di un contratto acquisisce i diritti dell'autore e quindi potrà svolgere una serie di attività. Ed è il soggetto appunto al quale fare riferimento alle volte per effettuare delle utilizzazioni di opere musicali. Poi abbiamo il produttore fonografico, quindi tipicamente la casa discografica, poi ci sono le società di collecting, quindi questo chi sono i soggetti dell'impresa musicale, chiaramente ce ne saranno anche tanti altri, è un'esemplificazione, e ci sono poi le società di collecting, le società di gestione collettiva, cioè quelle società che per legge gestiscono i diritti degli autori oppure i diritti degli artisti. E in Italia le società
società diciamo, a cui fa riferimento la legge sul diritto d'autore è la Società Italiana Autori Editori, anche se adesso a seguito di una serie di modifiche è prevista la possibilità anche, cioè è stata riconosciuta la possibilità anche ad altri organismi di gestione collettiva di svolgere questa attività, purché abbiano determinati requisiti. E poi ci sono, sempre nell'ambito dell'impresa musicale, società di servizi sostanzialmente, può essere la società di booking, il manager, quindi società che comunque soggetti che svolgono dei servizi a favore dell'autore o dell'artista, e sempre in un'ottica di, diciamo, sostanzialmente si prosegue nella circolazione dei diritti, perché ad esempio, sì, dei diritti, volendo vedere sotto questo punto di vista. Passiamo all'autore. Allora, se avete delle domande, dei chiarimenti da fare, magari mi fate segno, così diciamo vi do spazio e possiamo anche ragionare sostanzialmente, dire un po' le stesse cose partendo però da un caso concreto, quindi da una vostra domanda. Che c'è? Prego. Allora, qua di Vittorio Renzi, chiedevo se mi sembra all'esecutore o al cantante interprete. Grazie. Sì. Riguardo a tutti i diritti connessi, mi chiedevo se rientrano in questa categoria anche gli esecutori strumentisti. Perché tempo fa si parlava di una ripartizione. Sì, c'era stata la questione se si poteva addirittura se si potevano iscrivere alla SIA, era quello, giusto? No, riguardo al fatto che vengano, come dire, compresi in aventi diritto, in ripartizioni non di diritto d'autore, ma tutti questi diritti connessi, esecutori, strumentisti, ovvero tal musicista ha suonato in questo disco e per questo c'è una quota di diritti connessi rispetto a questo. Sì. Sì, lì c'è la legge fa riferimento, quindi parliamo sempre di strumentisti, parliamo sempre poi di esecutori, giusto? Sì, sì, sì. Esatto, cioè del, non so, il turnista, cioè il musicista che accompagna l'artista principale. No, non dal punto di vista live, credo, ma dal punto di vista di registrazione, quindi studio, quindi in questo disco ha suonato questo musicista e quindi... Ma allora, lì la legge, allora lì sì, possono essere titolari anche loro di diritti connessi e lì la legge fa riferimento all'artista comprimario, però direi che anche questa figura rientra nell'ambito, cioè rientra tra i soggetti titolari dei diritti connessi. Poi molto dipende anche appunto in concreto cosa si fa, che tipo di esecuzione viene fatta e a volte anche in via contrattuale possono essere, diciamo, previste queste cose. Ad esempio una cosa molto importante è quella di far risultare l'artista nei crediti, perché lì poi appunto rientra tra i soggetti che possono, tramite gli organismi di gestione collettiva, percepire i compensi che la legge riconosce. Quindi sì, anche lo strumentista, poi ripeto, dipende in concreto che tipo di esecuzione fa. Posso fare un esempio concreto? Vediamo. Per quanto riguarda il mio caso, produco dischi di altre band per artisti da parecchi anni e mi capita spesso di suonare i loro dischi. Al di là di compenso per appunto per la realizzazione dei dischi, mi dicevano persone nel suo ambiente che c'è la possibilità di recuperare dei diritti connessi riguardo a questa cosa. Ma mi sembra una cosa continuativa nel tempo, volevo capire. Sì. Ma allora io seguirei il consiglio di quest'altra persona e mi andrei ad informare per esempio presso, non so, cioè il Nuovo Emae, tra le società che gestisce i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, no? Quindi vedere, informarci, ci sono credo anche altre società, però quella è la principale. E quindi sì, e lì credo che sia ad esempio importante che quando tu vai a contrattualizzare con
non so chi, con, è importante anche, credo, l'attribuzione dei crediti, cioè che tu risulti come suonatore, come musicista. Quello è, diciamo, è praticamente sempre presente, indicato nei crediti, quindi tra i musicisti che formano il gruppo vengono aggiunti musicisti esterni, tra i quali... E tu risulti, sì. Giusto? Quindi allora sì, andrei a informarmi nuove mani e vedere com'è. Ok, non voglio occupare altro spazio. No, anzi. Sì, questo è un esempio, poi ci tornerò dopo, perché appunto l'artista, quindi il titolare, perché quando parliamo di SIA, quindi diciamo introducendo il discorso sulle collecting, sulle società di gestione collettiva, cioè sulle società che gestiscono per conto di più diritti, di più soggetti, alcuni diritti. Allora, mentre quando si parla di SIA si parla di autore, cioè il compositore dell'opera musicale, testo e musiche, quando si parla invece di artisti, quindi coloro che eseguono soltanto le opere, si parla di altri diritti, tra cui appunto questo nuovo EMAIE. E sono, sì, ci sono una serie di diritti di utilizzazioni che vengono diciamo veicolate tramite la concessione di licenze che rilascio, quindi non con una contrattazione individuale, per cui io se voglio utilizzare quel brano devo andare dal signor X, ma ci sono una serie, alcune utilizzazioni che possono essere fatte tramite una contrattazione collettiva. Vado, non so, in SIAE, chiedo la mia licenza, pago e posso utilizzare il repertorio. Quindi ci concentriamo ora sulla figura dell'autore, quindi la legge sul diritto d'autore è l'autore dell'opera musicale, composizione musicale con parole o senza parole. Nel caso in cui, ecco, qui la legge ci dà ci dice una cosa importante, quindi qui riguarda il riguarda l'aspetto appunto dell'autore, del creatore dell'opera musicale, e quindi per chi di voi nell'ambito dell'impresa musicale svolge questa funzione, crea solo la canzone senza poi eseguirla o eventualmente anche seguendola, però diciamo questa prima fase. Allora qui la legge ci dice che l'esercizio dei diritti di utilizzazione spetta all'autore della parte musicale, salvi i diritti derivanti dalla comunione, quindi vuol dire che c'è, quindi l'opera musicale è creata, può essere creata, quindi che consta solitamente diciamo di musica e parole, può essere creata da un unico soggetto oppure può essere creata da due soggetti distinti, quindi parliamo di un'opera, quindi per il fatto della creazione sorgono dei diritti d'autore, quindi dei diritti di esclusiva, per cui solo io autore posso utilizzare quell'opera e posso decidere chi e come deve utilizzare quell'opera. E quindi nel caso in cui un'opera sia creata da due soggetti abbiamo una comunione, cioè i diritti spettano in comunione, ma l'esercizio dei diritti, quindi la negoziazione, è riconosciuta all'autore della parte musicale, quindi viene riconosciuto questo ruolo prevalente. Però poi dice anche che il profitto è ripartito in base al contributo letterario musicale, quindi qui ci dà tre concetti molto importanti anche. Allora, c'è la titolarità del diritto, abbiamo un bene che è in comunione, però l'utilizzazione è, diciamo, demandata a un soggetto che è l'autore della parte musicale, però poi dice anche che la ripartizione dei profitti, quindi dei proventi, la parte economica, può essere suddivisa in base al valore del contributo. È un po' come se fosse un bene in comunione dove io il 30 sulla base di un accordo tacito e accettato dai due autori, o eventualmente anche di un accordo scritto. È chiaro che se c'è 50 e 50 tendenzialmente non ci sono problemi, il problema potrebbe sorgere quando si vuole una percentuale maggiore di diritti e quindi di proventi dai diritti di utilizzazione economica. In questo caso, considerando che diciamo nel settore musicale la diciamo l'ente di riferimento è appunto la SIAE, una cosa molto importante se parliamo di opere depositate in SIAE,
è quello che viene indicato nei bollettini di dichiarazione, dove devono essere indicati gli autori, quindi della parte letteraria, il compositore, della parte musicale, e devono essere indicate le percentuali, le quote, diciamo, di ripartizione, che poi saranno prese in considerazione al momento della ripartizione. Quindi ecco, questa è una regola, quella che vale solo per le opere musicali, quindi l'esercizio spetta all'autore della parte musicale, ma poi in realtà è quella dell'opera creata da più soggetti, cui i diritti vanno in comunione, è una regola valida in tutti i casi in cui ci sia un'opera dell'ingegno creata da più persone. Quindi può essere il testo letterale, opera letteraria scritta da più autori, oppure l'opera cinematografica per legge, è la legge che ci dice chi sono gli autori dell'opera e infatti sono più soggetti. Però diciamo questa è una regola generale, solitamente sono rari i casi in cui si fa una, tutto può essere in realtà. Quindi quando c'è un'opera creata in comunione non è necessario fare un accordo scritto tra i due autori. Può essere utile, ripeto, qualora ci sia un'attribuzione di percentuali differenti, però quello che conta è il fatto della creazione, è il fatto che io poi un domani possa poter dimostrare di aver svolto un lavoro creativo, di aver dato un apporto creativo, perché infatti un'altra caratteristica del diritto d'autore, a differenza per esempio dei marchi di cui parlavo all'inizio, è che non sono necessarie formalità costitutive, si dice, cioè affinché ci sia riconoscimento dei diritti d'autore non è necessario registrare l'opera, depositare l'opera. Quello che si fa alle volte è il deposito, per esempio, degli inediti presso la SIAE. Registrare l'opera, depositare, ad esempio, mentre con il marchio abbiamo la registrazione del marchio, quindi sorgono una serie di diritti dopo la registrazione terminata una determinata procedura, nel caso del diritto d'autore io creo l'opera, per il fatto stesso che l'ho creata sono autore titolare dei diritti. Quindi nel momento in cui, perché a volte si chiede o si sente dire ma devo iscrivermi in SIAE per essere tutelato? Ecco no, perché il diritto sorge, l'iscrizione in SIAE può essere, cioè, è utile ad altri fini. Per essere tutelato se non mi iscrivo in SIAE che cosa devo fare? Per essere tutelato se non mi iscrivo in SIAE che cosa devo fare? Cioè, allora se tu sei il creatore di una canzone, per essere tutelato è sufficiente che riesci a dimostrare di aver creato quell'opera, però se poi la tua opera è destinata a circolare, ad essere, non so, registrata, eseguita in concerti, eccetera, eccetera, lì poi è utile e ci vuole l'iscrizione in SIAE, però ripeto, quella è più una modalità di gestione, di diciamo fruizione dell'opera, però in teoria tu hai creato l'opera, riesci a dimostrare di aver l'opera, e quindi se io ne faccio una simile alla tua, copio l'opera, potrai contestare il plagio eventualmente. Per esempio, non so se metto un'opera fatta da me su YouTube e non sono iscritto in SIAE, quello vale come dimostrazione legale che l'opera è tua? Sì, diciamo che non avresti neanche bisogno di quello che forse tu fai riferimento al discorso, quello che dicevo dell'inedito. Cioè, esatto, allora io deposito un'opera in SIAE come inedito, ma inedito vuol dire che non è pubblicata, e quello che mi dà l'effetto del deposito dell'inedito è quello di avere, anche perché gli inediti poi non sono, quando li deposito in SIAE, non sono divulgati, no? Non rientra a far parte del patrimonio, del repertorio gestito dalla SIAE in licenza, che è in licenza. Quindi semplicemente io con il deposito di inedito ho la data certa dell'esistenza dell'opera, cioè il giorno X del deposito esisteva l'opera. È chiaro che non è un deposito che andrò a fare se l'opera è pubblicata, e nel momento in cui tu metti l'opera su YouTube è pubblicata, quindi se qualcuno da quel giorno sicuramente tu puoi dimostrare di essere proprietario dell'opera, no? Che tu non hai pubblicato
significato un'opera di un'altra, di un altro. Quindi la SIAE ti garantisce il diritto delle parole su YouTube non hai? No, cioè no, non è che la SIAE, no, non ho capito cosa vuoi dire. Cioè l'importanza di iscriversi in SIAE, nel senso, cioè se tu fai una canzone e tu dici la pubblichi, però c'è una qualità diversa tra pubblicare un'opera del genere come in YouTube o pubblicarla dopo averla salvato su SIAE, cioè depositata in SIAE. Allora, c'è una qualità diversa del pubblicare, perché oggi con YouTube e gli altri mezzi tecnologici il pubblicare è diventato molto semplice, però c'è pubblicare che ti garantisce un diritto d'autore e uno che no, a livello economico. Allora, dunque, tu crei un'opera la depositi in SIAE, un'opera musicale, la depositi in SIAE, la dichiari e dici di questa opera io sono autore della parte letteraria e tu sei autore della parte letteraria e della parte musicale. Dopodiché quell'opera entra a far parte del repertorio e può essere un deposito che si fa ad esempio in vista di una registrazione, nel senso che state lavorando al disco, ipotizzo tu o chi altro. Bene, quindi quella canzone entra a far parte del repertorio SIAE, quindi se qualcuno vuole fare una serie di utilizzazioni, non so se YouTube ha un accordo con SIAE, e forse lì se ha un accordo con SIAE, però in teoria se dopo il deposito io voglio eseguire, è chiaro che parliamo di una canzone che poi deve circolare, cioè io gruppo X devo sapere dell'esistenza della tua opera, quindi io voglio fare un concerto di cover, quindi pagherò la licenza SIAE, oppure voglio fare la festa danzante dove metto anche il tuo disco, quindi a te rientreranno i soldi tramite appunto l'esecuzione, il diritto di esecuzione tramite SIAE, perché io pago l'utilizzatore, pago la licenza SIAE e la SIAE tramite ripartizione poi ti darà i soldi. Su YouTube è diciamo più o meno la stessa cosa, ripeto, non so se c'è un accordo SIAE YouTube, per cui anche se, e qui è quel problema che pone questa direttiva, questa proposta direttiva, cioè quello che si chiede, no? Che è stata chiesta dai, che sono quindi i pro direttiva, cioè quando c'è un'utilizzazione massiva delle opere dell'ingegno tramite piattaforme, tramite questa condivisione, all'autore tramite una serie di accordi deve arrivare una percentuale X. Se è depositata in SIAE deve arrivare questa percentuale, se no no. Se non è depositata in SIAE dovrà esserci una contrattazione individuale, cioè io vengo, io che voglio utilizzare la tua opera. Oppure perché per vendere la tua canzone devi prima depositare in SIAE, non puoi se no venderla. Perché non puoi fare un concertino di canzoni tue in un posto pubblico se non sono cose depositate in SIAE? Così può. No, un concerto di canzoni tue, tu non sei iscritto SIAE e le tue opere non sono depositate in SIAE, direi che lo puoi fare. Ok. E poi lì è il problema che si pone rispetto alla società Soundreef, cioè io faccio una serata dove pago e dove diciamo si esibiscono o comunque vengono eseguiti solo autori Soundreef, che è l'altra società che gestisce, diciamo europea, che gestisce i diritti di alcuni autori, degli autori iscritti che hanno conferito mandato a quella società, se io faccio un concerto solo di artisti Soundreef, pagherò Soundreef. Cosa succede? Quindi poi tutta la problematica se eseguo un po' uno e un po' l'altro del repertorio, oppure se l'opera è creata da più soggetti, alcuni dei quali sono iscritti SIAE e quindi devono poi depositare le opere e altri sono iscritti Soundreef, e quella è un'altra problematica. Posso? Sì, puoi intervenire. Solo prego. Qualche elemento di
l'integrazione alla domanda che ti porto in non so se sì, arriva. Ma sono abbastanza in mezzo. Allora, no, una cosa che volevo mi presento, infatti sì. Io sono il responsabile della SIAE del giornale, quindi potete approfittare, essere, no, io dico potete solo, approfittare per fare domande. No, vorrei essere solo qui come ospite, insomma, curioso di un avvocato che è bravissimo, non ha bisogno. Però ci tenevo a chiarire una cosa, che non parlo con Misiè, ma parlo come rappresentante di un ente di gestione collettiva, poi ci sono in tutto il mondo, quindi una delle tante alla SIAE. Tutte le società degli autori non nascono per decisioni dall'altro, non sono soggetti imposti da uno Stato, da un ente che non hanno nulla a che fare, ma nascono dal basso, cioè sono gli autori che decidono di mettersi insieme, così è nata la SIAE, sono nate tutte le società degli autori che incontrano nel mondo. Perché? Perché hanno ritenuto in un certo momento della loro vita di prendere coscienza di un diritto che da soli facevano fatica a gestire. E quindi la legge, come ha detto l'avvocato Pellegrino chiaramente, tutela l'autore nel momento in cui crea l'opera. La differenza rispetto ai marchi è quella, è abissale. Cioè non è che il marchio non venga riconosciuto a chi lo ha creato nel momento in cui l'ha creato, ma per poter esercitare la tutela richiede una registrazione presso l'ufficio brevetti, eccetera, eccetera. Per tutelare la propria opera l'autore non ha bisogno di rivolgersi a nessuno, può farlo autonomamente, e ci sono autori che lo fanno, perché ritengono di poter avere il controllo assoluto della propria creazione, perché magari la portano in giro esclusivamente loro, perché hanno, pensate a cabarettista, no? Oggi i famosi cabarettisti che vanno in giro sul palco da Zelig, la opera loro, l'hanno creata loro, la portano in giro loro, potrebbero dire ma io non ho bisogno di una SIAE qualunque, vado direttamente a contattare con l'organizzatore, il produttore dello spettacolo, tanto la mia opera, se non la faccio io, non la farà nessun altro, non la porterà in giro. Sulla musica è un po' diverso. Perché? Perché un'opera, quando esce dalla propria sfera, può diventare teoricamente di dominio pubblico, cioè ne posso perdere il controllo. Può essere utilizzata in maniera contemporanea, promiscua in tutto il mondo. Oggi con internet può circolare per quindi se la domanda in generale è che alla fine dell'Ottocento, dove ovviamente c'era un controllo molto più semplice delle opere perché circolavano solo attraverso spartito musicale o orecchio, non esistevano neanche il disco delle registrazioni, oggi è attuale, no? Chiedersi, ma in una società dove tutto circola, dove se vogliamo l'immaterialità dell'opera per certi aspetti è tornata nella sua forma reale, perché fino agli anni 80-90 tutti pensavamo che l'opera fosse il disco che circolava e confondevamo facilmente il supporto fisico con la creazione che era dentro l'opera, dentro il disco. Sparito il disco completamente, se vogliamo, l'opera è tornata a essere immateriale realmente, qualcosa che circola nell'aria sul digitale, no? Quindi ha senso oggi tutelarsi attraverso un ente di gestione collettiva, diciamo si ha in Italia con Soundriff, se c'è, come c'è stata l'apertura in concorrenza in Italia, o la GEMA, la SASEM e tutte le società degli autori del mondo. Ovviamente, come chiedono all'oste in questo caso, no? È ovvio. Però io credo molto nella funzione di un ente di gestione collettiva. Voi andatevi a scegliere quello che vorrete voi, che ritenete che vi possa dare maggiore tutela. Ma intanto la prima funzione importante, e allora la domanda che vi ponevate, YouTube ha un accordo, un contratto con SIAE? Sì, ce l'ha. Allora, ma come ce l'ha Spotify, ce l'ha Deezer, tutti i grandi aggregatori di contenuti prima o poi vanno a trattare con le società degli autori. Quello che noi lamentiamo nell'interesse degli autori è che ancora oggi c'è un grande divario tra ciò che i contenuti consentono a questi aggregatori di poter acquisire in termini di soldi, perché sembra tutto gratuito, no? YouTube è gratuito, ma poi c'è dietro, introiti da pubblicità, ci hanno schedato, si rivendono i nostri dati. Quindi c'è uno sfruttamento dei contenuti enorme da parte di soggetti multinazionali che sono stramiliardari. Tra quello che le opere, i contenuti vostri e di tutti, che noi inseriamo,
inseriamo dentro, mettiamo a disposizione, eccetera, consentono a questi soggetti di poter fare soldi, e quello che restituiscono questi soggetti agli autori di quei contenuti, senza i quali i contenuti non esisterebbero. Quello che noi riteniamo essere un gap notevolissimo, che calcoliamo in centinaia di milioni soltanto in Italia, pensate, tutto il mondo, sommato al nostro mercato molto piccolo, le società quotidianamente degli autori cercano di contrastare, come? Riuscendo a tirar fuori dei contratti che possano monetizzare il più possibile quello che si prefigge di fare in qualche modo questo progetto di riforma di direttiva. A me piace più dire diritto d'autore che non copyright, perché copyright è un'espressione molto più spostata sugli aspetti economici, ma noi abbiamo una cultura italiana di tutela del diritto d'autore, non solo italiana, molto europea, che è anche sui diritti della personalità, la tutela di qualche cosa che è un'espressione del proprio essere, la creazione di un'opera che viene da dentro. Ci potrebbero citare definizioni bellissime che sono state coniate su questo, quindi per me è il diritto d'autore. Questa direttiva nuova si prefigge di riuscire a riequilibrare questo. Quindi, torno al discorso, e YouTube è solo una cartina di tornasole. Se lei o un altro carica una sua opera dentro YouTube, se è associato a una società degli autori, ormai quasi tutte hanno accordi con YouTube, YouTube le corrisponderà alla società degli autori, che poi dovrà essere brava a riconoscere quell'opera, perché che cosa fanno questi grandi aggregatori? Per dirvi il lavoro che ci viene. Allora, vi dico soltanto che un dato dell'anno scorso, e il numero di solo brani musicali che circolavano fino all'anno fa tra YouTube, Deezer, Spotify e queste altre cose, parliamo di 3 miliardi e mezzo di opere in tutto il mondo. Che cosa fanno questi soggetti? Bene, hanno trovato un accordo con SIAE, con la SACEM francese, con la DMA tedesca, con la DRS inglese, eccetera, eccetera. Dicono: bene, ok, vi paghiamo, ma vi mettiamo a disposizione per le società tutte le utilizzazioni, il riconoscimento è a carico vostro, okay? E potrete reclamare i soldi nel momento in cui vi dite: ho riconosciuto questo brano, questo brano, questo brano. Tutto quello che non riconoscete non vi daremo soldi. Quindi tutte le società degli autori, anche consorziandosi tra di loro, perché oggi l'unica arma vincente è quella di fare sistema tra le società degli autori per combattere, per contrastare la preponderanza di queste multinazionali, è quella di trovare dei sistemi tecnologici che aiutino a riconoscere le opere. Allora, se lei, così torno alla domanda e poi lascio la parola perché non voglio rubare spazio, non è associato a nulla e spera di avere un ritorno da YouTube, si deve solo fare il segno della croce, perché deve andare da YouTube, tanto a trovare a parlare con qualcuno, dicendo: ma io ho avuto un passaggio, 10 passaggi, 1000 streaming della mia opera. Bene, loro ti diranno: bene, dimmi quando sono avvenuti, io per carità ti metto a disposizione la mia banca dati con 500 milioni, no, credo che YouTube sia 1.200.000 all'anno. Sì, diventa impossibile, okay. Arrangiati, ok? Allora, se lei è associata a una società collettiva, c'è chi fa questo per lei, e questo ovviamente se vale nel digitale tanto più vale nell'analogico, al concerto, al concertino, al passaggio radiofonico, eccetera, eccetera. C'è un soggetto che lavora per riuscire a riconoscere i passaggi delle sue opere, a dare le autorizzazioni laddove si possono ridare le autorizzazioni e a riscuotere del supporto. Questo è il lavoro che io ho banalizzato adesso in un concetto che fa una società degli autori. È obbligatorio passare per la società degli autori? No, lei se è in grado, come ho detto all'inizio, grazie, da solo di poter gestire le sue opere, liberissimo di farlo, non c'è nessun consiglio di mettere su YouTube se uno è associato a SIAE opere inedite o che siano prima state depositate in SIAE. Ma mettere un'opera inedita, ma anche il cioè non depositate in SIAE, per esempio io sono associato a SIAE, ma metti che ho delle canzoni che non ho depositato in SIAE perché non ho avuto i soldi. Non so se come socio SIAE lui è tenuto, giusto? Come socio SIAE sei tenuto a depositare l'opera, sì, a dichiarare. Tanto depositare l'opera non costa assolutamente nulla. Infatti, appunto, se sei iscritto, okay, per fino a 30 anni si è associati, è un'associazione. Sì, ma allora mi stanno facendo segno, giusto, che devono cambiare SIAE e l'opera, e su questo chiedo conferma a te, Luca, visto che ci sei, ne approfitto.
Allora, se tu sei autore SIAE di un brano dove ci sono anche altri autori, non so, tu i testi e un'altra persona le musiche, no, quella persona non è iscritta a SIAE, l'opera può ugualmente essere depositata in SIAE perché ci sei tu autore iscritto. Non so se si deve depositare. L'iscritto dà una liberatoria per conto di coloro che non sono iscritti, dicendo che mi faccio carico io poi eventualmente di girare la loro parte. Esatto, quindi lui incassa le quote, le parti anche degli autori non iscritti e poi sarà onere tuo ripartire con gli altri. Se non ho di deposito, quello è giusto. E attraverso un border online, mi ricordo che c'è una spunta in cui tu dichiari di trasferire dopo i diritti all'artista. Guarda Luca, ci farei venire qui a sottoporti a una serie di domande, se hai chi meglio di te. No, hai una scaletta che... Io penso che la scaletta è un'opportunità interessante, no? Perché abbiamo in sala una persona che conosce, che lavora, diciamo, in questa società e quindi può darci una serie di indicazioni che sicuramente io non sono in grado di dare. Quindi si parlava adesso del border online, giusto? Sì. Esatto. E quindi sarebbe... Dimmi se dico correttamente, quindi adesso si può fare il border online, cioè quando c'è un concerto, un'esecuzione di opere del repertorio SIAE, appunto si deve compilare il programma musicale, quindi l'elenco sostanzialmente delle opere eseguite che poi viene utilizzato per la ripartizione. Adesso c'è la possibilità, adesso non so, da un tot, la possibilità del border online, quindi telematicamente si compila questo programma musicale, questo elenco delle opere eseguite, e il vantaggio è che così facendo, giusto, credo, si va in ripartizione analitica, cioè perché uno dei problemi, diciamo, delle contestazioni, soprattutto magari dei piccoli autori, era: io sono iscritto SIAE e non... anche se il mio brano viene eseguito, non mi arriva niente come soldi in sede di ripartizione. E lì rientra tutto il ragionamento, il discorso sui criteri di ripartizione. E il vantaggio invece del border online, che consente la ripartizione analitica, è che per ogni singola esecuzione va una percentuale relativa a quella licenza, a quello che è stato pagato per quella sera. È così, giusto? Sì, poi la ripartizione meriterebbe un incontro a sé, ci vorrebbe un contabile, un matematico per parlare delle ordinanze di ripartizione, però è una cosa, diciamo, è una delle, diciamo, recenti innovazioni, no, della SIAE, sicuramente, che ha messo, diciamo, questo ente un po' al passo con i tempi e quindi diventare anche competitivo con, volendo fare appunto il paragone con Soundlift, che invece magari sotto questo punto di vista dà una serie di servizi, ma anche perché parliamo di una società più piccola che gestisce un patrimonio inferiore e comunque una società privata, quindi ha una libertà di movimento, di investimento diversa rispetto a quella che è l'ente SIAE. E quindi uno, diciamo, dei pro della Soundlift era quello di avere una ripartizione analitica, addirittura di poter vedere minuto per minuto cosa succede, ma questo forse lo fa anche la SIAE, lo sentivo in un incontro. Quindi, se avete altre domande, solo fare... Se avete depositato un pezzo in SIAE ancora, ti conviene metterlo su YouTube? Se hai o non hai? Se sei autore e non hai ancora depositato un pezzo in SIAE... Cioè, nel senso che non sei associato, non sei iscritto. Io mi chiederei se lo puoi fare prima di depositare, forse sì. Allora, la regola che esiste, stabilita nello statuto, nel regolamento. No, al di là della convenienza, intanto c'è una regola a cui bisognerebbe aderire, diciamo, in quanto una regola per gli associati. Le regole degli associati sono stabilite dagli stessi soci e autori, perché gli organi sociali della SIAE sono fatti di autori, il presidente della SIAE è un autore, ok? Quindi non è un organo burocratico che stabilisce le regole per gli autori, okay? Gli autori stessi che stabiliscono le regole del gioco.
funzionamento. Una di queste regole: sei libero di aderire alla SIAE, ma se aderisci devi conferire il mandato per tutte le tue opere. Se cominci a pubblicarle autonomamente, fai saltare un pochino tutta la filiera della tutela, anche perché a quel punto, se YouTube comincia poi a restituire, YouTube o forse anche un concerto dal vivo, la dichiarazione di opera attraverso un corderò, attraverso dichiarazioni varie, palinsesti, radio televisivi, titoli di opere che sono tuoi, che sei associato alla SIAE, ma che la SIAE non ritrova nella sua banca dati, va in tutto circuito, no? Questa è la funzione. Ma poi, scusa, ti interrompo, ma francamente non capisco perché ti poni questo problema. Cioè, se sei iscritto, se la quota associativa la devi comunque pagare, se non costa depositare, deposita il fondo. Qual è il problema? No, che no? Come piccolo autore ci sono dei momenti in cui... Cioè, non voglio più essere iscritto SIAE per non pagare la quota associativa. No, magari non riesci a pagarla subito, oppure devi pagare della gente che ti trascrive i pezzi perché non sei autore. Beh, ora si può depositare anche la registrazione. Oggi fai il deposito online in formato MP3, con tutta una serie di formati, quindi non hai bisogno più della trascrizione della partitura. Sì, depositi, ti prendi un tuo account nel portale autori dove ti puoi controllare tutta la tua contabilità, eccetera, depositi il brano musicale direttamente, senza spedizioni o senza consegne cartacee. Quindi è chiaro, minimo di fatica va fatta. Secondo me più fai più fatica a caricarlo su YouTube. Ecco. Sì, lì probabilmente sono, diciamo, quelle innovazioni, perché credo che sono possibilità di qualche anno a questa parte, quindi un po', esatto, sono recenti, no? Quindi magari uno ha un'idea un po' precostituita dell'Ecora, perché non è che voglio parlare a favore di, ma assolutamente sono un indipendente, quindi non mi interessa di alcun tipo, però appunto uno magari, essendo un ente comunque che ha le sue pecche, le sue negatività, sicuramente come tutto e tutti, quindi magari uno parla, ad esempio tu non sapevi, mi sembra di capire, della possibilità di depositare la registrazione con il deposito online, quindi è tutto volendo, alcune cose sono state semplificate, quindi mentre a lui dicevo di andare come artista a informarsi presso un nuovo Mario, tu vai a informarti presso la SIAE e dire scusate, penso che ci sia un... o associazioni di categoria varie ed eventuali, sì. E poi ripeto, se tu vieni da me, non so, come avvocato, e io mi chiedo, perché poi l'avvocato deve un po' tendenzialmente risolvere il problema se c'è un problema, ma io mi chiedo, ma perché ti poni questo problema? Se sei iscritto, che a meno che tu mi dici non sono più iscritto e non mi voglio iscrivere l'anno, e non voglio rinnovare l'anno prossimo, allora, ma se tu comunque sei iscritto, poi penso che per un autore che fa questo di lavoro l'iscrizione ci voglia, perché comunque è un modo per avere, diciamo, un ritorno economico dalla propria attività, di creativo. Se quindi serve, cioè se serve lì YouTube, diritto d'autore, se YouTube serve. No, non è, YouTube non serve per il diritto d'autore, nel senso che no, tu forse vuoi dire, cioè, quindi rispetto all'inedito. Sì, l'idea di usare YouTube. Allora, tu puoi usare YouTube. Non hai un'etichetta discografica. Ma quello è un altro discorso, probabilmente. Allora, quello è un altro discorso. Da un punto. Allora, questo però è un discorso, diciamo, che vira verso la convenienza, l'opportunità, le decisioni strategiche, quindi che non direi che non è questo l'incontro d'atto. Diciamo, da un punto di vista tecnico, cioè il mettere su YouTube un brano, ripeto, le problematiche sono quelle, sia è... No, nel momento in cui magari non hai un'etichetta che ti promuove. Vabbè, quelle sono decisioni, ripeto, strategiche, decisioni tue come artista, non lo so, francamente, sono altre decisioni che esulano un po' queste tematiche, quindi andrei oltre. Allora, io vorrei sapere, ma questa famosa direttiva di cui tanto si parla, che cosa vuole cambiare in questo quadro che sembrerebbe già così perfetto?
Ma allora, non è un quadro perfetto perché la direttiva cerca di adeguare. È stata approvata la proposta di direttiva, quindi adesso c'è tutta la procedura, non so, le varie consultazioni, però non è diventato legge, non è diventata legge che poi deve essere adeguata, attuata entro un tot di tempo. No, non siamo ancora in quella fase, siamo nella fase precedente. Quello che fa questa direttiva è di regolare l'utilizzazione di, poi in realtà in questa direttiva ci sono anche altre norme, ci sono anche altre, sono disciplinate anche altre situazioni, tipo le utilizzazioni per scopi scientifici, oppure le opere fuori, non più sul commercio, sono altre cose. Quello di cui si sente parlare maggiormente è questa, appunto, la censura, la link tax, tutte queste robe qui. In realtà quello che si cerca di fare, chiaramente, quello che si cerca di fare è di regolamentare in un certo qual modo l'utilizzazione delle opere, quindi dei contenuti protetti su internet, regolamentare, ma soprattutto, ma non impedire, censurare, punto, no, regolamentare nel senso che dei profitti, dei proventi devono poi in tutto questo meccanismo andare anche agli autori, alle società, associazioni di categoria, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che si fa. Infatti la proposta che è stata adottata adesso rispetto a quella di prima dell'estate parla comunque, questo articolo 13, si fa riferimento a misure idonee a garantire, quindi non ci sono divieti espressi, è chiaro, ci sono poi una serie appunto di misure che devono essere adottate, ma per far cosa? Per garantire agli autori, ai creativi e chi fa parte di quell'impresa che anche loro abbiano dei proventi, e quindi non solo le piattaforme, non solo questi grandi aggregatori di contenuti, quindi tramite questi accordi probabilmente con le società di gestione collettiva, quindi che rappresentano più autori, far sì che degli introiti, dei profitti vadano anche agli autori. E poi un po' quello che è, il concetto che voglio far passare attraverso questa, questo incontro, questa presentazione, cioè qui parliamo di tutela del lavoro creativo. È chiaro che se io sono un utilizzatore, se io non sono un creativo, è chiaro che a me conviene avere la massima libertà. E a me conviene che non ci sia una disciplina, perché io sono libera di utilizzare materiali di altri, io non ho un problema. Il problema e l'interesse ci può essere da parte di chi fa di quella creazione un lavoro, no? Il creativo, quindi l'autore, oppure anche l'editore musicale, la casa discografica, chi investe. Quindi, e qui torniamo al discorso del bilanciamento, sì, deve essere tutelato in un certo modo il mio diritto di utilizzazione, però anche lì il diritto di, utilizzatore, però rispettando certe condizioni, come dire, se io ho bisogno di una macchina, se ho bisogno della bicicletta, ho il bike sharing, non è che mi vado a rubare una bicicletta per strada e è la prima che trovo, no, pagherò qualcosa, adesso pago, non so, 30 centesimi, quello che è, però qualcosa la pago, è quello che è il concetto. Quindi quello che cerca di fare questa direttiva, poi ripeto, è molto articolata e quindi anche difficile da seguire in alcuni punti, però quello che cerca di fare è di riconoscere un diritto, così come anche si è parlato degli editori, adesso non è più possibile condividere articoli, no, quello che si dice lì, i link sono comunque ancora possibili, cioè se io scrivo un articolo sul mio blog e metto un link con due parole mentre sto parlando di un argomento X, di diritto d'autore, mentre faccio di diritto d'autore parlo di questo incontro, metto un link ad un articolo di un collega, io lo posso fare, si fa tuttora, se chiaramente se quell'articolo è messo a disposizione liberamente, no? Se è messo a pagamento, io anche se metto il link poi non potrò accedere, non potrò leggere quell'articolo. Quindi quello si può fare ancora, quello che invece si cerca di limitare e si vuole riconoscere quindi un diritto connesso agli editori di giornali,
E quello, diciamo, è quel link, per cui io non ho il link a una sola parola, ma quel link a una sorta di sintesi, per cui io posso poi anche evitare, volendo, di leggere come se fosse la rassegna stampa. Io leggo i titoli, leggo una breve sintesi e non vado sull'articolo. E quindi lì si è riconosciuto, si vuole riconoscere un diritto connesso all'editore di giornale, ma anche lì, diciamo, diciamo, questa situazione secondo me va letta in termini di diritti, cioè c'è qualcuno che vuole utilizzare un materiale che comunque ha un costo, perché è stato creato, è stato scritto dal giornalista che ha presumibilmente che ha un rapporto con il giornale, e quindi se c'è qualcun altro, perché il problema non è, ripeto, il singolo collegamento, se c'è qualcun altro che mette su un sistema remunerativo senza riconoscere a me nulla, e lì a me creativo, comunque diciamo che faccio parte dell'impresa culturale, è lì che sorge il problema. Quindi sì. Va bene. Allora, avete altre domande per Luca? Lui? No, vediamo che domande. A questo punto vorrei rivolgerla a entrambi. Premetto che mi sono informato, ho provato a informarmi prima di venire qua, ma ho trovato solo articoli vecchi in rete. Quindi chiedo... No, aspetta, hai provato a informarmi... In merito alla domanda che mi sto sottoponendo, quindi ve lo... Allora, tu fai la domanda, poi in base un po' alla scaletta, vediamo, vai. Allora, cos'è cambiato a livello di tutela, di diritto d'autore, ora con l'avvento del digitale, nei confronti dei vecchi media, quindi televisione, radio e mettiamoci magari anche la stampa, che sappiamo che è un caso a parte. Quello che mi chiedo io è se adesso, a livello radiofonico, dire uno speaker propone artisti tutelati da enti associativi inglesi o comunque americani o africani, insomma, no? Ma si trova qua in Italia, io mi chiedo, diciamo, si vede costretto a pagare una cifra, una quota forfettaria, in quanto magari l'ente associativo italiano rappresenta, insomma, un certo aspetto, fa un po' da tramite, insomma, per tutti questi enti associativi esterni, e quindi tutela anche altri brani che non sono registrati, insomma, per così dire, in SIAE, oppure, mi chiedo io, uno speaker, nel senso, è in grado, nel senso, tutt'oggi, insomma, di poter, senza dover pagare, diciamo, alcuna cifra forfettaria, insomma, di poter esercitare in un certo aspetto il suo programma e senza quindi coinvolgere magari artisti necessariamente coinvolti, quindi non iscritti in SIAE, quindi non obbligato a dover pagare, questo mi chiedo. E cosa cambia, la seconda cosa, magari rispetto a un approccio con, per così dire, un podcast invece, dove ci sono magari artisti iscritti in SIAE, quindi io mi chiedo come chi a livello amatoriale si dedica al podcast, come riesce a regolarizzarsi, insomma, quindi con il discorso SIAE. Allora, qui entriamo in tutt'altro argomento, e quindi non ti darò io, e non so, Luca, una risposta esaustiva. Comunque, cioè, ti vorrei far porre l'attenzione su alcune questioni. Allora, tu dici, immagino che tu lavori in radio, mi viene da dire, o hai un interesse con... perché è collegato alla radio questo, o comunque, al di là di questo, cioè tu vuoi fare un'attività, esemplificando, una radio, ok? Diciamo un programma radiofonico dove passi dei brani. Allora, lì ci sono le licenze SIAE, se sono, vabbè, no, lì si fanno delle licenze SIAE, perché poi abbiamo la maggior parte del repertorio musicale che è gestito da SIAE. Per quanto riguarda le società sull'estero, non so in Africa, però per quanto riguarda le autori esteri ci sono accordi
tra associazioni, tra diciamo enti, le consorelle della SIAE, quindi accordi di reciprocità per cui c'è questa, diciamo, si raccolgono anche i diritti per gli autori stranieri che hanno degli accordi con la SIAE, le cui associazioni hanno accordi con la SIAE, quindi arrivano i soldi anche all'autore straniero. Se tu vuoi fare, o comunque, ripeto, un programma radiofonico, ma anche un programma televisivo, okay? Quindi presumibilmente parliamo di un'attività che in un modo o nell'altro avrà degli utili, giusto? Perché o faccio, o comunque dei costi e si spera dei ricavi, no? E vuoi utilizzare del materiale di altri. Allora, se utilizzo, non so, metto la canzone che va maggiormente, una delle hit, se metto una delle hit è perché voglio far ascoltare ai miei, diciamo, ascoltatori le canzoni più belle. E beh, quella canzone comunque non l'hai fatta tu. Quindi se vuoi avere un... cioè, e quindi ritengo che sia corretto che tu, se vuoi utilizzare un determinato repertorio, quello più conosciuto e più, diciamo, appetibile come ascolto, dovrai pagare e metterti in regola con le licenze che sono la SIAE, ma ci sono anche SCF, perché non ci siamo ancora arrivati, ma ci sono anche i produttori che hanno un diritto, così come ci sono gli artisti. Se poi tu dici, io no, quindi è come dire, se io voglio fare un programma radiofonico ho bisogno, non so, di una serie di strumentazioni tecniche, non so, ci vuole il computer, ci vuole la sala insonorizzata, bene, dovrò pagare per fare quello, a meno che non vado ad occupare una sala. Beh, secondo lo stesso ragionamento, se durante quella trasmissione vuoi utilizzare un'opera musicale, è giusto che ci sia anche un riconoscimento per quell'utilizzazione. Quindi pago per la sala, per affittare la sala, pago per... ma non pago alla SIAE come se fosse chissà chi, non pago una tassa, no, ma paghi l'autore in realtà, che poi possa essere complicato, diciamo, si perde, diciamo, in sede di ripartizione si complica il discorso, ma vabbè, non lo so, però questo un po', diciamo, a livello teorico, no? Come principio generale, e poi quello che c'è dietro, oppure utilizza... No, perché anche se poi vuoi trasmettere autori, non so, di Sound Reef o altre diciamo, società, comunque qualcosa la devi pagare. Cioè, se utilizzi materiale di altri devi riconoscere qualcosa. Premetto che io sono un autore, non sono un scrittore, però insomma, già la seconda volta che mi capita passeggiare la sera, per la sera incontrare qualcuno che mi dice, io all'interno del mio podcast non pago i diritti, non so, io ti magari metto sul mio podcast, però i diritti non servono perché i diritti non li pago, nessuno mi sta segnalando da anni. E ma quello è un altro discorso, quello però. Cioè. Discorso. Allora mi è venuta la curiosità come si regolarizza, cioè, rispetto ai vecchi media, nel senso un podcast digitale, perché ha lo stesso approccio radiofonico, però non è radio. Ah, ho capito. Allora, credo che per quanto riguarda i podcast la SIAE abbia anche una licenza, giusto, per c'è i podcast. Una licenza che è multimediale. Esatto. Cioè, è chiaro che ci si può sempre violare la legge. Quindi... La legge è data sempre dal fatto che c'è una legge che tutela addirittura penalmente le utilizzazioni abusive, che sia una diffusione, un concerto, una messa a disposizione del pubblico a scopo di lucro o anche non a scopo di lucro, ma se tu stai utilizzando qualcosa di altrui devi ottenere un'autorizzazione a farlo. E dice la legge, in determinati casi, in la stragrande maggioranza, non ci sono delle piccole eccezioni, devi anche corrispondere a un diritto. Allora, la legge si parla di SIAE solo dall'articolo 180 e poi, ma tutti i primi 170 articoli parlano delle tutele degli autori, che come dicevo prima, prescindono dall'esistenza di una SIAE o una società di il problema è soltanto ce la faccio da sola a gestire, ma la legge ti dice se ce la fai hai tutto il diritto di farlo. I passaggi radiofonici e televisivi consentono una ripartizione diretta dei brani che vengono passati, perché le utenti radiofoniche o televisive sono tenute
a consegnare la SIAE i palinsesti, cioè che cosa programmano la RAI, Mediaset, la SET, tutti quanti, ma anche le radio e gli utenti network nazionali. Stessa cosa vale per il sito internet che voglio mettere in piedi utilizzando, mettendoci dentro delle canzoni, delle musiche, eccetera. Si chiedono delle licenze, un ufficio che si chiama Multimedialità, che dà una concessione di licenza periodica, con tariffazione che assolutamente non conosco, una cosa che tra l'altro gestita a livello centrale, ma che si fa. Quindi tutte le forme di utilizzazione passano o devono trovare in SIAE o nelle società degli autori una forma di gestione, perché altrimenti sarebbero tutte le metà, proprio perché la tecnologia va avanti e il lavoro delle società degli autori non riuscite a stare dietro alle tecnologie e cavalcare, non frenare, non bloccare, ma cavalcare questo forma di utilizzazione. Italiano e straniero, poi sul sito, ma per favore sul sito veramente, perché se non riuscite a tutte le avvocato. Italiano straniero, ma questo è sin dal 1889, Convenzione di Berna, che tutte le società degli autori del mondo, man mano che hanno creato nel corso dei decenni, hanno aderito, aderiscono a convenzioni internazionali che consentono la tutela reciproca delle opere. Per cui, ma questo non è soltanto per il mondo delle utenti radiofoniche, ma anche dell'Ottocento. Immaginate un DJ che la sera lavora in discoteca e se deve cominciare a preoccuparsi di questa canzone italiana, questa è americana, no, allora questa non la posso mandare perché se no devo andare a chiedere alla società degli autori americana l'autorizzazione per fare, si bloccherebbe completamente tutto il mercato dell'autorizzazione a tutti i settori. Quindi infatti non... questo è un aspetto non preso in considerazione, cioè l'utilità della negoziazione collettiva, perché se io sono utilizzatore e per ogni utilizzazione dovessi andare a chiedere al singolo produttore, cosa che invece c'è per esempio sull'audiovisivo, questo è molto, diciamo, complica molto l'operazione ed è molto più limitante perché il produttore può non rispondere molto semplicemente, no? Invece SIAE dà le licenze a seconda delle utilizzazioni e dei casi, quindi diciamo c'è anche questa utilità che non è da sottovalutare dal punto di vista dell'utilizzatore. Assolutamente, deve aiutare, bisogna aiutare a le opere, sì. Non a portare e poi attraverso un complesso meccanismo interno i soldi incassati per l'autore americano, inglese o francese arriveranno alla società degli autori che rappresentano l'autore e viceversa la stessa cosa rientrano in Italia utilizzazioni di autori italiani che siano venuti all'estero. È chiaro che c'è un grande sbilanciamento, no? Perché se in Europa il 60% delle musiche che circolano sono americane, in America il 90% delle opere che circolano sono americane, è chiaro che il nostro mercato piccolo nazionale è molto ristretto, pochi grandi artisti che girano all'estero e vi posso dire, conoscendo un po' la tutela degli autori americana, che fa acqua da tutte le parti, che mentre noi in Italia abbiamo una capillarità che ci consente in grandissimi settori di poter ripartire in maniera politica, cioè quell'utilizzazione specifica, forse il baretto della montagna, su quell'utilizzazione arriveranno i soldi a quell'autore che è stato utilizzato, così non è nel grande mercato degli Stati Uniti, dove praticamente funziona tutto a campionamenti e ripartizione statistica. Questo è un piccolo vanto nazionale, non di SIAE, ma nazionale, le cose funzionano meglio che altrove. Va bene. Sì, poi secondo me lì tu diciamo apri un altro, diciamo poni un altro argomento che quello, perché oggi c'è tanto questa cosa del fare i podcast come sì, no, voglio un altro argomento. Torniamo, ti ringrazio Luca, e quindi torniamo agli elementi di base, quindi siamo all'autore. E l'altro soggetto appunto è l'artista, no? L'artista, e quindi nel momento in cui si parla di artista non parliamo più di SIAE come società che gestisce i diritti in maniera collettiva, ma parliamo di altri enti. Quindi chi sono gli artisti? La legge parla di artisti, interpreti ed esecutori, sono dei titolari di diritti connessi al diritto d'autore,
E sono, questa è la definizione che troviamo nella legge, gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini, le persone che rappresentano un'opera dell'ingegno. Quindi è importante che ci sia a monte un'opera dell'ingegno, quindi musicale o anche cinematografica o quello che è, di carattere creativo. Dopodiché, se quell'opera viene eseguita, cantata da un soggetto, quel soggetto ha dei diritti sulla propria prestazione, sulla propria esecuzione dei diritti, e sono appunto questi diritti connessi. Che significa? Quindi l'artista avrà diritto, diciamo, alla retribuzione, ma quello è un aspetto, diciamo, contrattuale che viene regolato tra l'artista e colui che, non so, gli commissiona l'esecuzione, lo studio di registrazione, la casa discografica, quello che è una parte più strettamente lavoristica. Però poi ci sono anche dei diritti di esclusiva, quindi per registrare quella esecuzione, per utilizzare quella, diciamo, fissazione, quindi per mandarla in rete, per divulgarla in ogni forma e modo, è necessaria l'autorizzazione dell'artista. Quindi, così come io non posso fare una registrazione di un concerto live, cosa che si faceva un buon tempo, e no, probabilmente si fa ancora adesso, però ricordo quando avevo fatto la tesi c'erano queste sentenze che finalmente dicevano: no, il bootleg è anche illegale perché deve essere autorizzato. Quindi la interpretazione, la fissazione della prestazione artistica deve essere autorizzata dall'artista, e la successiva utilizzazione quindi di questa fissazione su un supporto, e quindi questi sono i diritti di esclusiva. Poi ci sono i diritti sulle utilizzazioni secondarie, per cui, parlando del settore musicale, se quella registrazione viene poi successivamente utilizzata nel locale commerciale, nel bar, dal dentista o in questi luoghi, comunque è riconosciuto un diritto a compenso all'artista anche su quella utilizzazione. E queste sono utilizzazioni, e qui torniamo al vantaggio dell'esistenza di società di gestione collettiva, sono diritti che vengono, sarebbe impossibile pensare di andare, di effettuare una contrattazione individuale, cioè io ho il bar, voglio mettere la tua canzone, vengo da te a chiederlo, sarebbe complicatissimo, no? E quindi appunto sono, diciamo, dei diritti, delle utilizzazioni che sono gestite tramite queste società di gestione collettiva. E poi all'artista è riconosciuto anche il diritto di copia privata per uso personale, quindi voglio duplicare il fonogramma, il videogramma, quindi pagherò una cifra X sul supporto, che poi viene appunto, è un compenso che viene, diciamo, ripartito tra l'artista e il produttore. Produttore, quindi questi sono i diritti sulle utilizzazioni secondarie, il produttore di fonogrammi, il produttore fonografico, quindi è l'altra figura che fa parte dell'impresa musicale, che fa parte del mercato della musica, cioè abbiamo visto prima l'autore, colui che crea l'opera musicale, poi abbiamo visto l'interprete, no? Quindi io ho creato la mia canzone, la vado a, anche, ripeto, se sono poi opere destinate a circolare, e ha senso che sia fatto il deposito, quindi sono l'autore della musica che deposito in SIAE. Come autore della musica, quindi io sono titolare di una serie di diritti, abbiamo visto, diritti che, diciamo, in via contrattuale tendenzialmente trasferirò ad un editore, che è l'editore musicale, e per effettuare la registrazione, perché, diciamo, le opere musicali hanno come modalità di fruizione principale quella della registrazione su un determinato supporto, che poi può essere il CD, un tempo c'era la cassetta, ora ci sono altre tipologie di supporto. E proprio per il fatto che si crea, diciamo, che diciamo, proprio a seguito della realizzazione del fonogramma che contiene la fissazione dell'interpretazione dell'artista, sorge il diritto del produttore di fonogrammi, no? Quindi è la casa discografica, ipotizziamo, che ha investito
per la realizzazione del fonogramma e quindi eventualmente per realizzare il disco, gli album e così via. E anche il produttore di fonogrammi è titolare di un diritto connesso, che poi sono più o meno gli stessi diritti, pressoché gli stessi diritti del, gli stessi diritti dell'artista interprete ed esecutore. Quindi un diritto di esclusiva sul fonogramma, ciò significa che ogni utilizzazione del fonogramma deve essere autorizzata oppure compensata. Quindi per alcune utilizzazioni anche il produttore ha i diritti sulle utilizzazioni secondarie, quindi l'utilizzazione del disco, del fonogramma, del pubblico esercizio sarà compensata tramite appunto un equo compenso gestito tramite appunto le collecting e non con una contrattazione individuale. Anche il produttore ha il diritto a compenso per copia privata per uso ovviamente personale, e questa è una cosa importante da tenere presente, perché a volte appunto quando si parla di diritti si fa di utilizzazione, quindi di opere altrui, si fa spesso riferimento solo alla SIAE, no? Ho pagato la SIAE, sto a posto. No, ora diciamo stiamo pian piano e sempre più prendendo, diciamo, stiamo un utilizzatore non informato, prendendo consapevolezza del fatto che oltre alla SIAE bisogna chiedere anche le autorizzazioni per il fonogramma. Quindi se io, tornando all'esempio della radio, ho una radio, dovrò pagare, e quindi una radio che trasmette musica, dovrò pagare sia la SIAE nel momento in cui trasmetto il repertorio SIAE, ma anche le società di gestione dei diritti dei produttori e degli artisti, quindi per esempio, non so, SCF, società consultive fonografici, o le altre società appunto che gestiscono questi diritti, proprio perché è un'utilizzazione di un materiale protetto dalla legge tramite il riconoscimento di questi diritti. Quindi devo, ma ripeto, non va visto come un pagamento, una tassa, chissà cosa, no, va vista come una compensazione di un'attività che è stata svolta. Sì? Guarda, a questo tema cosa hai detto? Attualmente ci sono opere che sono solo digitali, non esistono, non sono fissate su nessun supporto fisico, non sono stampate, non sono vale la stessa regola, sì, non vale, c'è nessuno che ha solo fisicamente. Non c'è il disco fisicamente, il CD, sì, vale la stessa regola, perché inteso come, cioè comunque. Esatto, c'è una registrazione, c'è una fissazione di un'esecuzione su un supporto che sarà digitale, non più, quindi di altro tipo, ma comunque c'è un'attività di tipo imprenditoriale volta alla registrazione, alla fissazione su un supporto, e quindi anche per questa attività, cioè anche se c'è questo tipo di registrazione, comunque c'è un diritto connesso del produttore fonografico. Sì, perché magari in studio di registrazione, sì, perché si fa quel tipo di registrazione che poi viene, quindi realizzando il fonogramma, poi ci sono le utilizzazioni successive che possono essere di diverso tipo, per le quali è appunto necessario l'autorizzazione del produttore, oltre che poi qui c'è una catena, no? È chiaro che io per registrare una canzone devo sì avere, diciamo, devo poi mettermi in regola con i diritti d'autore, quindi con l'aspetto, diciamo, SIAE per semplificare, o e con l'aspetto e con gli artisti. E qui passiamo, diciamo, ai contratti, no? Che sono anche un argomento molto importante, perché poi è lì che vediamo, diciamo, concretamente come si relazionano questi soggetti che abbiamo visto essere titolari dei diritti, e come è possibile appunto giocarsi un po' queste carte. Le carte, diciamo, sarebbero i diritti, no? Io sono autore, io sono artista, e per l'attività che svolgo di creazione o di esecuzione
mi sono riconosciuti dei diritti che in sede contrattuale, al di là poi di quello che può essere effettuato tramite le società di gestione collettiva, dove volendo lì ho poco da, diciamo, negoziare, però poi comunque ci sono gli altri contratti, il contratto di edizione, il contratto con il produttore, anche se poi sono, diciamo, modalità un po' standard, ogni settore ha le sue modalità standard, però in generale è un argomento molto importante, ripeto, perché poi è lì che decido come, anche semplicemente, quanto chiedere per esempio per alcune utilizzazioni. E quindi quando siamo, per quanto riguarda i contratti nel settore della musica, che poi diciamo ci sono alcune figure contrattuali che sono ormai, diciamo, diventate quasi tipiche, anche se, perché sono molto diffuse in questo settore, anche se non sono espressamente previste dalla legge. Abbiamo ad esempio il contratto di edizione musicale, no? Ho accennato prima a questo contratto, che è il contratto con cui l'autore, quindi quello che abbiamo visto si iscrive in SIAE e deposita l'opera in SIAE, e cede i diritti all'editore musicale. L'editore, il contratto di edizione, quindi cede tutti i diritti di utilizzazione. Solitamente questi contratti sono dei contratti con cui l'autore cede tutti i diritti, tutte le forme di utilizzazione, senza limiti di tempo, per tutta la durata del diritto d'autore. Quindi questo significa che, quindi, chiaro, ci possono essere delle varianti del tipo, no, mi viene in mente più delle varianti come informazione, cioè alcune determinate utilizzazioni devono essere specificamente o comunicate oppure approvate. Penso ad esempio alla sincronizzazione. Sincronizzazione, che è un diritto molto, diciamo, delicato, non è gestito tramite SIAE, quindi la sincronizzazione è l'abbinamento di un'opera musicale ad un video, per esempio, ed è una utilizzazione che deve essere, non è un diritto, perché secondo il diritto d'autore ogni forma di utilizzazione, ogni specifica utilizzazione corrisponde a un diritto. Quindi io alla SIAE, si ha in settore musicale, chiedo il diritto di esecuzione, cioè di suonare quella canzone in piazza, ma se poi voglio fare un film, un video, un cortometraggio e voglio mettere una musica, una colonna sonora utilizzando materiale di altri, quella è, si chiama tecnicamente sincronizzazione, cioè dal punto di vista legale è la sincronizzazione che deve essere specificamente autorizzata dall'autore. Dall'autore o dall'editore, solitamente, che acquisisce i diritti, no? E quindi qui torna un po' il discorso che si faceva prima: mentre la SIAE chiedi la licenza, non può dire di no. Un editore musicale, io voglio fare un video pubblicitario, voglio la canzone del signor X, l'editore è libero di dire no, non voglio dare, non autorizzo questa sincronizzazione, perché esempio non condivido il messaggio che viene dato dalla pubblicità, non condivido per una serie di ragioni, non voglio concedere il diritto di sincronizzazione. Quindi ecco, sotto questo punto di vista è paradossalmente più limitante il caso in cui ho per l'utilizzatore una negoziazione individuale, perché l'autore è liberissimo di dire no. E quindi io per il mio video dovrò abbinare un'altra opera musicale, un'altra composizione musicale. L'editore, quindi, come, diciamo, soggetto al quale vengono trasferiti tutti i diritti di utilizzazione delle opere, è anche indicato quando vado a depositare l'opera in SIAE, è anche indicato tra i soggetti titolari di diritti, al quale quindi viene data una quota di ripartizione dei proventi. E un altro contratto, ecco, una regola in generale molto importante nel settore musicale, ma in realtà è un principio generale quando si parla di contratti di diritto d'autore, è che è necessaria la forma scritta ai fini della prova. Quindi non è come una compravendita di una casa dove l'atto è nullo se non è un atto pubblico. E nel caso delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti, quindi il contratto, chiamiamolo, di diritto d'autore, quindi anche di edizione musicale, ma in generale il contratto di diritto d'autore,
deve avere la forma scritta ai fini della prova, per cui se io non ho un documento scritto che diciamo attesti che sancisca questo trasferimento del diritto X da A a B, e un domani ci sono delle contestazioni perché si rovinano i rapporti tra le parti, quindi ci sono diciamo dei conflitti, colui al quale è quindi magari l'autore diciamo rivede un po' la posizione, la sua posizione, dice io avevo ceduto, non so, il diritto solo di non so, di mettere in rete la mia opera per 5 mesi e non senza limiti di tempo, oppure utilizzare il mio disegno in una campagna pubblicitaria per 8 mesi e non per tutte le campagne pubblicitarie, non farne il marchio dell'impresa. In quel caso, se non c'è un contratto scritto che appunto delimiti il contenuto e l'ambito del trasferimento, l'utilizzatore, l'altra parte, non potrà provare diversamente, quindi di solito per testimoni, il contenuto del contratto. Quindi è, volendo anche una forma diciamo di tutela, volendo dell'utilizzatore. E un altro contratto dell'ambito musicale, il contratto discografico, quindi il contratto che viene diciamo stipulato tra quindi con il contratto di edizione vengono ceduti i diritti d'autore, con il contratto discografico invece è un contratto con cui l'artista X si impegna ad eseguire la prestazione solitamente per la realizzazione di, non so, 2 album, un album, quello che è, in tot tempo, secondo determinate diciamo condizioni, e con questo diritto e con questo contratto l'artista trasferisce al produttore i suoi diritti di artista, interprete ed esecutore su quella registrazione. Quindi il produttore a sua volta potrà poi andare a diciamo negoziare, ad autorizzare l'utilizzazione del fonogramma, avendo diciamo regolarizzato la posizione dell'artista. Quindi se io vado a un concerto e faccio una registrazione live, non posso poi fare, se non ho l'autorizzazione dell'artista e di tutti gli altri soggetti coinvolti, e non posso appunto fare una registrazione e poi mettere in commercio quella registrazione, devo avere il consenso di tutti i soggetti coinvolti, quindi l'autore, l'artista. E quindi con il contratto discografico il produttore acquisisce i diritti connessi dell'artista sulla registrazione effettuata, se, appunto sull'album mix realizzato in base a quel contratto, e quindi lui poi potrà diciamo utilizzare il fonogramma e il disco. Quindi io che voglio, tornando al discorso sulla sincronizzazione, realizzare un video e mettere una canzone come sottofondo, come colonna sonora, dovrò sia chiedere il permesso e quindi l'autorizzazione, quindi una licenza all'autore, quindi per la parte dei diritti d'autore, e quindi mi rivolgerò tendenzialmente all'editore musicale, a meno che in quello specifico caso l'editore musicale, c'è un editore ma che non è titolare anche di quel diritto. Però se nel mio video inserisco una registrazione, quindi non faccio io una nuova, non eseguo io quella canzone da inserire all'interno del video, dovrò chiedere anche il permesso, l'autorizzazione del produttore, se voglio quindi utilizzare una registrazione già fatta. E come nel caso della musica classica, musica opere di pubblico dominio, che io non chiedo chiaramente l'autorizzazione all'autore, perché parliamo di opere di pubblico dominio per i quali sono decorsi 70 anni dalla morte dell'autore, quindi sì, è vero, io posso liberamente usare quell'opera. Ma se poi di quell'opera voglio usare una registrazione che ha fatto la Deutsche Grammophon, andrò a chiedere il permesso per l'utilizzazione del fonogramma. E sì, ecco, parlando quindi questo brevemente per quanto riguarda i contratti, poi ci sono altre, appunto come dicevo prima,
nel mercato della musica ci sono poi altri soggetti, abbiamo le società di booking, di management, però quelli sono soggetti, diciamo, che offrono servizi con i quali si andranno a concludere sostanzialmente dei contratti che poi si riducono, si possono essere, diciamo, ricondotti allo schema del mandato, cioè io artista do in carico alla società X di organizzarmi una serie di concerti o di svolgere l'attività di manager, quindi lì poi sono appunto dei contratti di mandato che, con i quali tendenzialmente non c'è un trasferimento dei diritti d'autore o connessi. E un'altra figura contrattuale secondo me importante è quella della commissione di opere, cioè è una modalità con la quale può essere creata un'opera dell'ingegno, vale per il settore della musica ma vale poi in realtà per tutte le opere creative e tutelate. E quindi l'opera su commissione, quindi quando un soggetto mi incarica la lettera di incarico, no, di creare un'opera, che può essere un'opera musicale, può essere un disegno per una campagna, per una copertina di un libro. E quindi anche in questo caso, se parliamo, quindi mi viene commissionata, parliamo di commissione di un'opera creativa, no? E anche in questo caso quindi è importante, sempre dal punto di vista del diritto d'autore, fare attenzione a quali sono i diritti trasferiti a fronte di un determinato compenso, ovviamente. Quindi io posso trasferire i diritti, non so, mi viene commissionata una lettera di incarico per realizzare un disegno per una copertina di un libro. Devo fare attenzione, quindi leggere questa lettera di incarico, vedere cosa c'è scritto. Cedo, anche perché cedo per il compenso X, cedo tutti i diritti di utilizzazione sul disegno senza limiti di tempo, e quindi, che ne so, possono riutilizzare quel disegno per fare dei poster, per fare da utilizzare in altri libri, per fare del merchandising, oppure, e quindi magari quel tipo di cessione ha un valore in termini di corrispettivo, oppure viene trasferito solo il diritto, alcuni diritti, cioè realizzazione della copertina per il libro X per una, due, tre edizioni, quello che è. E anche perché, diciamo, nel caso di opere su commissione, quindi opere create su richiesta di un soggetto che paga un compenso proprio per quella creazione, la regola è, diciamo, si dice che si intendono trasferiti i diritti nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. Quindi anche se in questa lettera di incarico non c'è espressamente scritto cedo i diritti di, non so, una clausola espressa sulla cessione dei diritti, però, diciamo, essendo una commissione, si intende un trasferimento implicito però di alcuni diritti, non di tutti. E se non c'è un accordo scritto che mi dice quali sono i diritti espressamente trasferiti, dovrò poi andare a, diciamo, a interpretare la volontà delle parti per capire quali diritti sono stati trasferiti. Quindi, sì. E questa, appunto, la commissione è una cosa diversa rispetto a una figura contrattuale che possiamo, che troviamo un po' in tutti i settori artistici, e, ed è diversa rispetto al contratto di edizione, al contratto discografico, anche se parliamo di un contratto con cui vengono trasferiti i diritti di autore. Va bene, io direi che con questo ho finito, perché qui torniamo sul discorso degli organismi di gestione collettiva, quindi, perché poi ci sono alcune utilizzazioni, come diceva prima lui, cioè la SIAE a livello normativo, gli articoli dedicati alla SIAE, parliamo del 180 e seguenti probabilmente, quindi, diciamo, prima c'è tutto un corpo normativo dedicato ai titolari dei diritti, quindi l'autore, il produttore, l'artista, la SIAE, quindi gli organismi di gestione
gestione collettiva, sono soltanto i soggetti che gestiscono per conto dei propri iscritti diritti d'autore o diritti connessi. Adesso, appunto dopo la modifica legislativa, e quindi l'attività svolta su alcuni, quindi la SIAE non gestisce tutti i diritti, abbiamo visto la sincronizzazione, dovrò mandarla a, diciamo, il diritto, dovrò chiedere l'autorizzazione all'editore, al produttore, parlando di autori, all'editore, mentre invece potrò negoziare con la SIAE, inteso come organismo di gestione collettiva, la pubblica esecuzione per esempio, e quindi l'attività riconosciuta per legge è quella di concessione per conto e nell'interesse degli aventi diritto iscritti del diritto di effettuare alcune utilizzazioni, quindi la percezione dei proventi derivanti dalle licenze e poi la successiva ripartizione. Ma io con questo avrei anche finito. Se avete delle domande, sì. Di differenza c'è esattamente tra le royalties straniere e tutti i diritti italiani, perché mi sembra che all'estero, diciamo, il termine royalties raggruppano un po' tutto. Ma no, lì allora la royalties, allora i diritti. La royalties direi che fa riferimento a un diritto, nel senso la royalties sono i profitti, i proventi derivanti da un'utilizzazione, il diritto è quello che c'è a monte, cioè io sono, ho il diritto su questa penna, per esempio, e quindi ti concedo l'utilizzazione e tu mi paghi una royalty, mi paghi un compenso, un corrispettivo. Direi che questo, ora non so se tu facevi riferimento, no, cioè che probabilmente sì, ora ripeto, non so, o tu hai in mente una situazione particolare, però per come è fatta la domanda mi viene da dire no, la royalty sono i proventi e il compenso derivante. No, ancora, il contratto fra il produttore e il suo grafico e l'artista in base alla vendita. Allora, la royalty sì, è la percentuale, quindi i profitti derivanti da un'utilizzazione, cioè io ti autorizzo ad utilizzare una mia opera a fronte di un compenso calcolato in percentuale su quello che tu guadagni, quella è la royalty. I diritti, tu mi paghi una royalty, mi paghi una percentuale perché io ho un diritto, perché se... Quindi ho un diritto d'autore, perché se la mia opera non fosse creativa e non fosse tutelata, non mi devi neanche quella royalty. Okay. Sì. Oh, non ho capito io la domanda. Le royalty sono. Sì, le royalty sono le percentuali riconosciute, ma le troviamo anche, ovviamente, non solo nel settore musicale, è un compenso riconosciuto in forma di percentuale sull'utilizzazione. Perché il compenso può essere a forfait, io ti pago 100 a prescindere dall'utilizzazione. Ho avuto confusione io, penso che invece loro con il termine magari royalties indicavano un po' l'insieme di tutti questi diritti, sia il diritto d'autore che i diritti connessi. Ma no, no, allora sono è il corrispettivo, è il compenso derivante, perché io le royalty, cioè il compenso in percentuale, ce l'ho sia nel caso di diritto d'autore, sia nel caso di diritto dell'artista, esatto, cioè di diritto percentuale. È un compenso percentuale. Sì, ma lo abbiamo anche ad esempio nel marchio, se io ho un marchio, faccio una licenza di marchio. Solitamente il corrispettivo è una percentuale, in questo caso per esempio sul fatturato dei prodotti a marchio X. Sì, l'alternativa come modalità di compenso è quella del compenso a forfait, cioè ti do una somma
X prestabilita per quella determinata utilizzazione, a prescindere quindi da quelli che sono i miei profitti derivanti da quella utilizzazione specifica. Chiaramente a seconda dei casi un compenso a forfait può, o a percentuale può essere conveniente o sconveniente, così come alle volte è previsto un compenso misto, cioè c'è una somma riconosciuta a titolo per esempio di anticipo predeterminata, si trova nel settore per esempio dell'editoria, un compenso, ma anche in altri settori, un compenso, un anticipo sulle royalty, no? Un anticipo magari non restituibile, quindi c'è una parte a forfait e una parte a percentuale, quindi il minimo garantito e quella parte a percentuale, oppure solo a percentuale oppure solo a forfait. Va bene, se ultima domanda in prima fila, sì, vai. Non so se vale per entrambi, forse è approfitto anche della presenza, un chiarimento sul discorso del fonogramma e del negoziale, ovvero un discorso terra a terra, un gruppo vuole farsi il proprio CD, diciamo, ha un produttore che registra la produzione, decide di autoprodursi, ovvero di vogliamo mettere le nostre canzoni su CD, sul supporto, magari ci potete proprietare i nostri. E, rivolgendosi tramite internet, ad esempio, ci sono delle società che forniscono appunto la stampa, i CD, le copie, eccetera. E quindi mi sembra di aver capito che ci sia necessità di un bollino che porta una pirateria. Insomma. Allora, perché il bollino deve essere per legge apposto su tutti i supporti, non sia esatto, che deve essere apposto su tutti i supporti che contengono opere dell'ingegno, a prescindere diciamo dal fatto che siano facciano parte del repertorio SIAE, come forma di garanzia dell'autenticità del prodotto. E poi contestualmente al bollino, a quei determinati fini, può essere eventualmente, se parliamo di opere di repertorio, deve essere pagato poi il diritto di riproduzione per... Nel caso in cui invece non si parli di opere depositate. Quindi di opere vostre, direi che in teoria il bollino va lo stesso, giusto? Dipende dal tipo di circolazione, la legge prevede alcune eccezioni, quindi se la distribuzione era gratuita tra amici, quindi non c'è una forma di produzione industriale, allora si può, il bollino può essere esentato, però sono forme di sovra molto limitate e controllate, la legge dice che comunque c'è un problema di salvaguardia dell'autenticità del prodotto, quindi se invece lo mettete in vendita o distribuite attraverso canali che possono essere dalle piccole va a posto, in quel caso ovviamente non ci sarà nessun diritto d'autore che verrà fatto pagare perché sono opere che non sono depositate iniziare con presso la società degli autori, quindi non scatta nessun opere di autore, il produttore che è autore stesso, se producesse voi opere di altri che non sono associati dovreste vedere l'altra, perché non è il diritto d'autore, come ci siamo anche detti, no? In questa giornata il produttore c'è sempre, in quel caso se l'autore non è associato a nessuno potrandogli un vantaggio di produttore contattarlo. E la richiesta di un subordino si può fare in maniera autonoma appunto da parte di chi è autore di se stesso, cioè diciamo un autore che però non ha depositato in sé, oppure lo fanno le società che sono poi di stampare. Credo che a volte lo facciano anche quelle che stampano gli stampatori. Esatto, sì. Quello, però può essere fatto anche in maniera autonoma, perché io mi rivolgo a SIAE e chiedo un tot di quelli che stampano. Lì probabilmente è da vedere quella la modalità che conviene. La cosa importante è dichiarare che opere ci sono dentro e se ci fossero opere prese da registrazione di tutti, avere anche dei liberatori, cioè se voglio nel mio disco faccio una copia, per una canzone mia faccio una canzone anche di... Perché chiede... Con l'edizione, una produzione discografica devo avere l'autorizzazione perché sto facendo comunque una riproduzione di un'opera fissata. SIAE non risolve problemi molti, posso mettere, posso utilizzare quello. Nel momento in cui ho sciolto questo problema, poi se però magari mi dico che
Grazie. Va bene, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Incontri, ce n'è uno il 14, ce ne sono il 14, 5 e 12, sempre dedicati al settore musicale, al mercato della musica, dove interverranno diversi soggetti. Grazie.